Ciao amici di Thunderbell, nuovo allenamento dedicato quasi interamente al core. È vero che io posso utilizzare Thunderbell come un peso, è vero che la posso utilizzare per altre parti del corpo, anche la schiena, le braccia, i bicipiti, i tricipiti e quant'altro, ma qui voglio parlare del core, perché avendo un giusto distribuzione di peso mi permette veramente di fare il movimento di busto dove è un prolungamento del mio arto, cioè come un arto vero e proprio, un prolungamento del mio busto che aumenta l'intensità. Aumentando l'intensità mi permette di fare movimenti di accelerazione e decelerazione che vengo controllato con i muscoli interni. Quando facciamo i movimenti di slancio, di movimenti che possono veramente aiutarci a lavorare questi organi interni, ok? Ci permette proprio di potenziare tutto il cingolo pelvico. Così mentre sto lavorando con il mio Thunderbell sto pensando di fare un massaggio di organi interni. Allora, oggi vi faccio vedere un nuovo movimento che si chiama swivel, ok? Ma oggi di solito noi li passiamo sopra la testa, ok? Passiamo sopra la testa, così ci metteremo un po' di tempo proprio, ok, passiamo da destra. Vado in diagonale, ok? Dove vedo il braccio destro di fronte alla mia faccia, passo indietro la mia testa, vedo il braccio sinistro e scendo giù, ok? Questo è un movimento nuovo, questo è un movimento che va prima da una parte, poi dall'altra parte per lavorare gli obliqui, ma facciamo anche il lavoro per i nostri, diciamo, addominali retti. Ok, qua cominciamo con Infinity, presa lunga. E ricordate, come facciamo Infinity? I gomiti sono piegati, è come se ci avessi scritto un pennarello qua, dove io sto provando con quel pennarello a tracciare su un bellissimo, diciamo, carta, il disegno dell'Infinity, che è un 8 proprio sul suo fianco, ok? Un 8 orizzontale, sdraiato, ok? E qui provate di massaggiare gli organi interni, senti, bam, vai, fallo piccolo. Fallo lento perché il nostro primo giro è sempre di riscaldamento, anche lentamente, non utilizzando le braccia. Se senti già le braccia stanche vuol dire che non stai controllando il tuo Thunderbell, ok? Noi controlliamo sempre Thunderbell, ok? Quello che ti stavo facendo vedere prima, andremo lentamente per la prima volta. Allora, swivel, parti da destra, diagonale, passa dietro la testa, e scendo giù dall'altra parte, su, passo indietro la testa, lentamente, io non vado velocemente ancora, ma quando fermo, contrazione dell'addome, passo qua, nel caso che non ti viene, mi puoi fare su, giù, facciamo un piccolo circolo di fronte alla nostra faccia e poi giro, di fronte alla faccia e giro. Facciamolo così per le prime volte, ok? Poi man mano, magari la terza volta la porto dietro la testa e faccio lo swivel. Per adesso facciamo di fronte, giro. Ci fai una sorta di O, chiudo. Si chiama swivel, che è un nuovo movimento che non avete ancora visto sui precedenti allenamenti. Adesso andiamo a fare sciabolata, presa lunga. Altezza petto, ok? A questo punto scendo giù, destra, torno centro, sinistra e torno centro. Siamo pronti? Su, destra, centro, sinistra, centro, giù. La sciabolata verso basso, centro, basso. Possiamo fare due, rimango sinistra, due, rimango destra, due. Sempre stiamo facendo riscaldamento. E due, dammi i singoli, singolo, su, ok, senti come lavora molto il core, come stai lavorando tanto l'addome, bah. Vai, proviamo un po' più veloce, facciamo, ancora, respira, giù, ci siamo, due, e uno, eccellente ragazzi, adesso scendiamo per fare due esercizi per terra, perché ti ho detto, questo è un allenamento fatto proprio sui nostri core. Divarichiamo, andiamo in plancia, ok, più divarico, più sono stabile, meno divarico, più sono instabile, e passo sotto, tiro su, sotto e tiro su. Pronti per un cambio abbastanza repentino, abbastanza veloce, a metà della nostra plancia, ok, dove passeremo dall'altra parte, ok, mancano 5 secondi,
e 4 e 3 e 2. Voi potete cambiare direttamente così, ok? Passando dall'altra parte. Vabbè, adesso rimango anch'io qua. Giù e su, così non perdo tempo, anche se la prossima volta cambierò di fronte, che mi piace a guardarvi mentre sto insegnando. Continuate ancora 5 secondi, è una torsione, passo e relax. Scendete giù perché andiamo a fare il Russian Twist. L'avete già fatto il Russian Twist in un altro allenamento. Eccellente per l'addome. Ok, perfetto. Russian Twist, scendo giù. Respira, la prima sarà sempre quello più calmo. Destra, sinistra. Ok, è un viaggio, un lungo. Questa è una maratona di allenamento. Ok, così. Destra, sinistra, busto. Ok, se avete problemi con la schiena, potete mettere dei cuscini sotto la schiena. Mettete cuscini magari del divano sotto la schiena per aiutarti. Però la cosa importante è di trattenere le vostre addome. Ok, facciamo 2, 2, 2, 2, 2, 2, dall'altra parte. Respira, non trattenere il respiro. Non trattenere il respiro. Russian Twist, eccellente per gli addominali alti. Ti ho detto core, te l'ho promesso. Ok, e non so prima andato. Ok, siete pronti per passare sulle altre due circuiti molto intensi. Aggiungete l'intensità, ma sempre con la promessa primaria, cioè tu controlli quello che il tuo corpo vuole in questo giorno. Cioè magari il suo corpo sta dicendo, no guarda, mi hai dato troppo, adesso potete bere un po' di acqua. La cosa importante è di non fermarvi completamente, deve fare un piccolo step touch, preparandovi per la prossima fase più intensa, ma con una sicurezza. Ascolta il corpo, ok. Prepariamoci ricordando che non è un movimento di braccio, è un movimento di busto, tracciando il segno dell'infinità, ok? Un 8 sdraiato. E go! Ok, adesso vai alla tua velocità, ok? Ma mentre lo sto facendo, come ti rimangono attaccata proprio alle costole? Attaccate alle costole, grande sorriso. Ok, e ricordate, l'addome deve essere contratta, deve essere tirata dentro, come stessi provando di attaccare il vostro ombelico sulla colonna vertebrale. Dai, 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 sentila, sentila, senti che stai lavorando. Ti ho detto, questo è tutto dedicato al vostro core, per avere un addome molto più forte, molto più tonico. Sì, 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 ancora 10 secondi, continuate. Un esercizio dedicato al core, movimenti nuovi per Thunderbell, cresciamo insieme, vediamo nuovi esercizi insieme. Uno, bravi, ok. Adesso andiamo a fare il swivel, vi ho detto la swivel, partiamo sempre da destra perché questo, essendo un po' avanzato, è importante controllare il movimento. La porto di fronte, traccio uno zero e poi scendo dall'altra parte. Ok, qua, scendi, meno coccarda. Ok, vai, scende dall'altra parte, ok, traccia, ok, continui, giù, su e boom, freno con l'addome, freno con l'addome, continuate, freno con l'addome e così, movimenti compatti, veloci ma controllati, ok, non devi fare i movimenti, vedi, io non sto facendo grandi movimenti, ok, però sto controllando, questa è la cosa importante. Poi in futuro possiamo passare proprio dietro la testa, boom, ok, lo allarghi, ma non esagerare finché non sei pronto di controllare il movimento, perché il controllo è molto importante. Andiamo a fare sciabolata, la presa è lunga, parte da, boom, sciabolata a destra, sciabolata a sinistra. Quando sarà pronto vi chiedo anche di farlo doppio. Sei pronti? Destra, sinistra. E che piccolo giro di spalle, porti spalle sinistra, spalle destra, spalle sinistra, spalle destra, 4 ancora, 3, 2, dammi doppio, 2 a destra, 2 a sinistra, dammi ancora, 2 a destra, 2 a sinistra, ancora, 2, destra, 2, sinistra, ultime 2 a destra, ultima 2 a sinistra, torniamo singoli, and, però guardate che i miei gomiti sono sempre piegati, non sto lavorando a braccia tesa, sempre leggermente piegate così ho più controllo muscolare sul movimento. Eccellente,
siamo a metà strada. Ok, cominciamo dall'altra parte con la plancia, ok? E poi dopo che abbiamo fatto la nostra plancia, 20, 22, 23 secondi, cambiamo lato. Questo è stabile, questo è instabile. Passo sotto e su, sotto, su. Ok, allontanati il pavimento con il braccio che è appoggiato, ok? Braccio destro giù, braccio sinistra, continui. Se è necessario andare più lento, lo fai. Ok, ancora 4, ancora 3, ancora 2, grandi sorrisi. State facendo un lavoro pazzesco, cambi lato. Voi potete passare sotto, io passo di fronte. Passo sotto, passo sopra, giù e su. Ancora 14 secondi, solleva i fianchi, usa le braccia e salda la presa. Se avete le mani che si stanno scivolando, tenete sempre vicino a voi un asciugamano e ti interrompi proprio l'esercizio. Se necessario, interrompi proprio, asciughi le mani e poi ti rimetti a lavorare. Ok, ci siamo? Russian twist, addominali tesi, respira e cominciamo con i singoli. Ok, volendo cuscino indietro la schiena, ok? Se siete un po' più avanzati potete alzare le gambe, avanzato, intermedio con i cuscini diventa principiante. Ok, continui, proprio di fare una torsione di busto e gli addominali sono tesi, senti che stai facendo un massaggio sul diaframma, ok? Un po' sull'intercostale, andiamo 2-2, 2 destra, 2 sinistra, 2 destra, 2 sinistra, 2, 2, 2, ancora fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo, stop, eccellente ragazzi. Vedi come si sta veramente attivando tutto il core. E la cosa bella è che così più che è stabile il core, più sentirai più forza anche durante la corsa, durante il fluid, durante altri movimenti, perché il core è un grande centro che ci protegge la schiena quando ci stiamo facendo cose un po' più impegnative. Ok, step touch. Abbiamo il nostro ultimo circuito da fare insieme, 5 minuti di lavoro. Più intenso ancora, mi date tutta la vostra forza, tutta la vostra sudore, tutta la vostra concentrazione. Ricordate, io non voglio grandi movimenti, voglio movimenti concentrati e controllati per far sì che lavorate bene. Ok, ricordate, nostro infinity. Ok, andiamo. Oh, potete anche andare dall'altra parte se vuoi, ok? Proprio fare tracciare questo infinity. Provate di sentire che tutto il busto sta facendo questa onda, onda con una sorta di altalena, una sorta di montagna russa, però gli addominali tesi. E proprio entra, se vuoi anche chiudere gli occhi e senti come ti stai massaggiando, ok? Le viscere, ok? L'addome e anche, diciamo, la diaframma, come si stanno lavorando, come si stanno potenziando anche i muscoli della schiena. Bam, 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 dai! Morbidi e flessibili con quelle spalle, non usare soltanto le braccia. Ok, swivel, ritorniamo sempre sulla stessa identica posizione di partenza alla destra e il movimento di fronte a me, scendo dall'altra parte, di fronte a me, scendo dall'altra parte, poi se voglio, alla fine possiamo passare indietro alla destra. Facciamo lentamente, dietro la testa, scendo giù, dietro la testa, scendo giù. Dietro la testa, scendo giù, dietro la testa, scendo giù. Ok, ci siamo? Ok, o altrimenti rimango di fronte alla faccia, boom, di fronte alla faccia, boom, di fronte alla faccia, boom. Io continuo a fare il livello intermedio perché i miei amici che sono avanzati possono continuare. Io preferisco a lavorare con quelli che devono ancora capire, perché è più importante che partiamo bene, cresciamo insieme, ci potenziamo insieme e diventiamo sempre più forte facendo un lavoro al sicuro. Ok, relax, sciabolata, 3 esercizi ci sono rimasti, sciabolata, plancia e Russian twist, tutto per il core, ti ho detto questo per il core, presa lunga, ok, e andiamo sulle sciabolate singole affinché non ti dico doppio, ok, destra, sinistra, ok, e spalla in avanti, destra, poi sinistra, destra, sinistra. Senti come fai una crunch laterale proprio dove ci sono le maniglie dell'amore. Bah!
lo senti. Controlla, controlla. Ah, vai. Scusa, senti come si cambia proprio l'intensità della vostra voce, perché quella contrazione fa sì che state lavorando sull'addome. Due, a destra, due, sinistra, due, destra, due, sinistra, and stop. Ok, prepariamoci. Plancia, Russian twist e poi è finita la nostra Thunderbell di oggi. Preparatevi. Ok, proviamo di andare sulla plancia meno stabile possibile. Passiamo da sotto. Ok, giù e su. Giù, su. Continuo con questo movimento. Ok, ricordando che quando il peso sta sopra il mio corpo, la presa deve essere salda. Thunderbell ci protegge perché ce l'ha la silicone antiscivolo. Però se state sudando tanto, anche il silicone potrebbe scivolare. Cambia lato. Per questo sto dicendo asciugamano, se necessario ti fermi, ok, per far sì che c'è una presa salda sempre su Thunderbell. Dai, l'ultima volta che vedi questi plancia oggi, continuate a lavorare, torsione di tutto il corpo, sollevando dal fianco inferiore. Ok, e ci manca un esercizio, Russian twist. Ok ragazzi, cuscino dietro schiena per i miei amici che sono principianti, gambe piegate per i miei amici intermedi, gambe stese per i miei amici avanzati. Ognuno decide per sé, ognuno decide per sé. Si può anche fare un po', ok? Allora, vai, 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 mi date due per favore, facciamo due destra, due sinistra, due destra, due sinistra. Ancora, 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 ok, due destra, due sinistra, due destra, due sinistra, singoli, vado, destra, sinistra, oh, sì, sì, sempre, continuate, grandi sorrisi perché abbiamo quasi finito, state facendo un lavoro pazzesco, fino in fondo, stacca le gambe, fino in fondo, lavorate, addominali tesi, bella torsione di spalle, lavora con il Thunderbell, and stop. Ragazzi, allenamento perfetto per il core. Abbiamo lavorato profondamente cingolo pelvico per avere la pancia più piatta, ma più che altro più protettiva per gli organi interni, per la schiena, per la postura. Continuate a seguirmi con Thunderbell qui su Now. Faremo tanti esercizi, tanti allenamenti per potenziare tutto il corpo. Passate una giornata splendida alla ricerca di voi stessi e vi aspetto al prossimo allenamento qui su Now. Baci dalla Jill!